Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Uno scandalo di cui non si riesce ad intravedere la fine. Sembra che in un mese dal 10 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013 la National Security Agency avrebbe spiato oltre 124,8 miliardi di telefonate nel mondo, di cui 46 milioni in Italia. A rivelarlo è il sito Cryptom, una specie di antenato di Wikileaks. Anche il quotidiano El Mundo snoccia i suoi numeri. Sempre nell'arco di un mese, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, sarebbero state 60 milioni le telefonate spiate in Spagna. Il Wall Street Journal invece afferma che la NSA ha chiuso il programma di monitoraggio di 35 leader mondiali, Angela Merkel in testa. Decisione presa, scrive il quotidiano, dopo un esame avviato dall'amministrazione Obama, tanto più che, sempre secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti sarebbe stato per quasi 5 anni all'oscuro di questi spionaggi. Governa per 5 anni è responsabile, cioè noi siamo i custodi dell'alternanza, del bipolarismo, della stabilità, mai più larghe intese, mai più giochini. Io credo che sei di sinistra se c'è un posto di lavoro in più, non se ce n'è uno in meno. Sei di sinistra se c'è una speranza in più, non una in meno. Perché la sinistra che non cambia non è sinistra, perché la sinistra che non cambia si chiama destra. Finale scoppiettante per Matteo Renzi alla Leopolda contro l'establishment politico ed economico. Sono eroi gli imprenditori che danno lavoro in Italia. Il candidato leader del PD entusiasma i suoi parlando di una sinistra da rivoluzionare. How did he produce it? Well, he really did. He was a brings the dawning. Se n'è andato di domenica mattina, proprio come il titolo di una delle canzoni più belle che ha scritto. Lou Reed è morto all'età di 71 anni, a 5 mesi dal trapianto al fegato subito. Il prezzo pagato all'uso massiccio e smodato di droghe pesanti, che ha segnato quasi 40 anni della sua vita. Heroin, incisa nel 66 con Velvet Underground e poi riproposta da solista, è il manifesto del tossico newyorkese, un vero pugno allo stomaco. Gonna try for the kingdom if I can, cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same. Quell'album, con la storica copertina della banana realizzata da Andy Warhol, big maglione della band, fu uno shock. Un disco fantastico che con pochi accordi dipinge tutta la tensione intellettuale e la linfa vitale di una New York diversa. Dei più grandi rocker degli ultimi 50 anni ora può andare davvero sul lato selvaggio, come cantava nella canzone manifesto di una generazione, Walk on the Wild Side. Hey babe, just a perfect day. Non ti fidare. Ah, io manco da mia madre, pure se non mai conosciuta. Ma di che? Questo popolo in fingardo, cosa credi che siano andati a letto? Si sono rintanati come lupi ma fanno finta di dormire. Qui a Roma gli unici a dormire siamo noi, che stiamo sempre svegli. Ma quelli no, sono là dietro le finestre, pronti, gli occhi aperti e le orecchie appizzate. Ma lì non ci sono manco risorse, eccellenza. Non fidarti mai. Dicevo, cornacchia, il popolo fa finta di dormire. Ma la sua voce è questo chiacchierone di pietra, da 4 secoli. Sempre lui, Pasquino. E quando questo parla è sempre brutto segno. E che dice, che dice? Che dice? Io non so legge, eccellenza. Grazie a Dio non so né legge né scrive. Leggete forte.
Ecco, bravo, così sentimo pure noi, perché io all'oscuro ci sbologno poco e poi sto pure senza occhiali. Che dice, che dice? Allora dice: preti vendicativi, Napoleon cascò. Sapete voi perché? Perché non vi scannò. Up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Se ne sono andati così in una mattina, se ne sono andati insieme anche se probabilmente non si conoscevano, Luigi Magni, il regista di Roma, e Lou Reed, la rockstar che ha acceso il mondo. Eppure oggi non si può che parlare di loro, non si può che rendere omaggio a loro, come ha fatto già il nostro Mirko Buonocore compilando in sequenza i loro capolavori. Ovviamente oggi vorrei parlare soprattutto di Lou Reed, perché forse è quello che ci fa discutere, sognare, pensare di più. C'era un disco degli ultimi, quelli della stagione della rinascita, si chiama Magic and Loss, in cui c'è una ballata che può servire da epigrafe per un'intera vita. In quel disco Lou Reed cantava la morte di un amico malato di tumore e aveva il coraggio di fare un disco interamente dedicato alla morte, in cui ogni canzone era il pezzo di un concept album che seguiva le diverse fasi di una malattia. Sarebbe stato un tema che avrebbe impedito a chiunque di vendere una sola copia, e invece lui ne aveva fatto una sinfonia mirabile, piena di ironia nera e di speranza. A un certo punto, in una canzone chiamata Cremation, Cremazione, Lou Reed diceva dell'amico che avrebbe guardato il funerale da fuori, sicuramente divertendosi, e avrebbe potuto dire tomorrow I'm smoke, domani sono fumo, che era come per dire domani sarò cremato, domani non sarò più. Ecco, questo è il verso con cui mi piace ricordarlo oggi. C'è qualcuno che riesce a essere ironico e sarcastico anche rispetto alla sua morte, e Lou Reed era stato spensierato e folle rispetto alla sua vita. Ma perché è stato importante non solo per la musica ma anche per la cultura? Intanto oggi va detto che era un figlio della radio, che aveva iniziato con un programma televisivo all'alba dei primi anni 60, molto sperimentale, nel 61, che si chiamava Excursions on a Wobbly Rail, un nome che era mutuato da un brano di un pianista jazz, Cecil Taylor. Nel corso di questa trasmissione Lou Reed trasmetteva doo-wop, rhythm and blues, jazz, in particolare brani totalmente free. Il suo modo innovativo e unico di usare la chitarra derivava dallo studio pedisseco e molto rigoroso di sassofonisti come Ornette Coleman. Era un gigante del rock di un nuovo tempo, nato a cavallo tra gli anni 60 e 70, ma affondava le sue radici nella musica nerissima del jazz. E se uno volesse spiegare a un figlio il 68, sempre pensato, dovrebbe fargli sentire due dischi che sono nati tutte e due nel 67 e contenevano una doppia profezia. Il primo è il cosiddetto La Banana, quel disco a cui aveva disegnato la copertina niente meno che Andy Warhol, proprio una banana aveva disegnato nel suo stile inconfondibile, contrastato, simile al ritratto di Marilyn Monroe. Andy Warhol di quel disco era stato produttore e aveva chiesto a Lou Reed, John Cale, il loro terzo socio, di caricarsi una stilista, una venere sfavillante che si chiamava Nico, una sfilatrice di moda che era molto amata nell'ambiente degli anni 70. Ebbene, da questo connubio era nato questo disco con canzoni come All Tomorrow Parties, che erano la profezia di un tempo che stava arrivando, di una stagione che, pur avvelenata dagli acidi, dalle droghe, da tutto, sembrava piena di positività e di luce.
Se poi fate sentire immediatamente il disco successivo uscito nello stesso anno, White Light, White Heat, a quel figlio, scoprirete che le speranze erano già morte subito, che il sogno lisergico era diventato un crepuscolo avvelenato, era diventato un veramente un calore bianco. E allora Lou Reed aveva abbandonato i Velvet Underground, che erano troppo avanti, aveva fatto due dischi da solista che erano entrambi troppo avanti, e poi si era perso. Alcuni album all'inizio degli anni Ottanta fatti soltanto per incassare gli onorari e per cercare di uscire dal buco dell'eroina. Era incredibilmente risorto quando tutti lo davano morto con un disco New York che era tornato alle armonie iniziali, elettrico, teso come una corda di violino, bellissimo. E poi aveva composto una trilogia da sogno, Songs for Drella, che era un omaggio a Andy Warhol, che allo stesso tempo raccontava nella riunione con l'amico John Cale il rapporto con Andy Warhol e persino l'omicidio della pop star. Adesso, dopo essere diventato un mattatore di tutti i palcoscenici, dopo aver cantato l'amore, la disperazione e la rabbia, Lou Reed se ne va e noi pensiamo che diventerà, come in una sua canzone, un satellite of love, un satellite dell'amore. The world's behind you. There's always someone around you. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Teleselezione. Radio Yes. Radio Yes.